Signori, bentornati sul nostro canale e soprattutto benvenuti a Milano. Ciao ragazzi. Ci siamo studiati a fondo questa città per capire dove si fanno le migliori colazioni. Abbiamo scelto 3 posti super top. Venite con noi. Siamo venuti in un posto che non volevamo assolutamente perderci, ragazzi. Si tratta di L'Oste Caffè. È super prestissimo, così riusciamo a riprendere bene tutte le cose. Perché in questo posto, ragazzi, come in molti posti milanesi super super fighi, c'è la coda. Sì! E io sempre ho detto, ma io in Italia non ci voglio tornare, questo 4 anni l'ho occupato. Ok. Poi invece 2 anni fa, e per volere di mia moglie, io mi sono reso conto che volevo aprire qualcosa in Italia, allora ho deciso di coinvolgere Lorenzo. Il progetto è nato come ristorante, lo apriremo quando sarà il momento giusto, quando troveremo il locale giusto. Per il momento abbiamo trovato questo locale, ci piaceva come era fatto, e quindi Lorenzo ha avuto l'idea, ha detto, senti, prendiamo comunque questo posto, rendiamolo il più versatile possibile, facciamone qualcosa. Stefano e Lorenzo. Certo. Ma perché non lo chiami L'Oste? Cacchio, non è brutto, Comunque noi effettivamente siamo come un oste. È chiaro. Sicuramente l'idea era carina e poi siamo andati per L'Oste. Allora, veniamo? Uno di tutto. Però me le racconti, per favore. Questa al cardamomo. Riempiamo con un burro al cardamomo, intrecciato e poi arrotolato. E poi viene glassato con una riduzione al caffè e all'arancio. Panna cioccolata, classicissimo. Graffin, quindi stessa base del panna cioccolata e del cardamomo con all'interno il nocciolo del Piemonte e una mousse al cioccolato salato. La salata con speck, senape in grani, anche questa salata la finocchiona, quindi con un battuto di maiale, finocchietto selvatico e pepe nero. Il cinnamon, il classico cinnamon roll danese che però io poi spennello con una riduzione agli agrumi per poi finire con il cheddar, che questo avrebbe bisogno di un capitolo a sé, nel senso che ha una storia molto molto lunga, ma è un biscotto che facevamo durante la stagione degli hamburger a Noma. La moglie di René si è innamorata di questo biscotto e ha detto, ah, ma visto che non sappiamo che cosa fare come dolce per gli hamburger, facciamo quel biscotto lì. Quindi questo famoso biscotto che uno trova se avesse la possibilità di andare su. È molto molto intenso e burrosissimo. Una pasta frolla dell'ennesima potenza con crema pasticcera e when I first saw her, a black cat crossed my trail. Abbiamo fatto razzia di brioche, non resta che provarle. Cioè, in realtà le abbiamo già provate, però per voi le dobbiamo riassaggiare. Bad news, high heels made me go off the rail. Quando arriviamo? Quando arriviamo? Quando si mangia? But one look at her, she's oh so fine. I know I've got to make up mind. She's just my kind, can't get her off my mind. Il mio tesoro. È arrivato il momento più bello della giornata. È una scusa geniale quella di decidere di fare un video sulle migliori colazioni di Milano, perché possiamo ordinare il mondo senza farci nessun problema. Perché invece in genere ci facciamo tanti di quei problemi nell'ordinare il cibo. Lo facciamo per voi, non con voi, per voi. Cinnamon roll, pan au chocolat. Gianno si sta incazzando perché fanno rumore. Franci sta sbirciando aspetta, dal sito. Aspetta, ma non sto sbirciando dal sito. Graffen. Questo è. Vabbè, ma non ti ricordi niente. The Kev, la salata, finocchiona, cardamomo. Bene, Franci, da cosa vuoi iniziare? Dal cardamomo. È super sfogliosissimo, caramellato, dolce. E il cardamomo è proprio giusto. È proprio cardamomoso. È proprio cardamomoso. Vado di Graffen, vado di Graffen. Questo Graffen è un'opera d'arte, raga. Super friabile o franabile. E valsa la pena provarli tutti? Forse abbiamo un pelo esagerato con l'ordine. Ah, come dite, questo non rientra nel fabbisogno calorico mattutino? Nel mio rientra. Ma venite con me dentro al pano cioccolà. Farei 10 minuti solo di sound design sulle brioche che si aprono. Ma chi vi porta dentro le brioche come vi portiamo noi?
Vorrei dire che si sta mangiando tutta la parte con il cioccolato. E che me devo mangiare quella senza? Ragazzi, è il pane al cioccolato più buono che abbia mai mangiato. È il momento del cinnamon roll. L'impasto qua non è sfogliato, è più morbidoso, briocioso, con una glassa che è la fine del mondo. Toccherebbe a me, ma il biscotto al burro lo lascio a Franci perché sono buono. Non vedo l'ora. Innanzitutto è burrosissimo. La marmellata di prugne che c'è all'interno gli dà quel tono di acidità che riequilibra il tutto e lo rende delizioso. Siamo arrivati finalmente al momento delle salate. Quale miglior assaggiatore se non me medesimo? Cominceremo dal girellone. Senti già come scrocchia solo a tenerlo in mano. Devo dire una cosa inaspettata anche per me. Sei pronta? Sì. È la più buona di tutte. Tu non la volevi neanche prendere. Io, ragazzi, non sono un grandissimo estimatore delle brioche salate. È una bomba clamorosa. Dentro c'è la senapina che gli dà quell'acidità che ti fa impazzire. E poi c'è anche, non so se del prosciutto o della pancetta. È clamorosa. Sei sicura che dobbiamo assaggiarla tutti e due? Secondo me a te non piace per niente questa. Ne è rimasta solo più una, che è una locuzione verbale assolutamente lecita. Vuol dire che prima ce n'erano un sacco. Ragazzi, la finocchiona. Semi di finocchio e finocchiona. Bomba anche questa? C'è un sacco di salsiccia dentro. È deliziosa. Bisogna fare la colazione salata. Posso finirla? Piaciuto ci è piaciuto. Ecco quanto abbiamo speso. Se volete una colazione super innovativa con un tocco di Nord Europa, lo Ste Caffè fa per voi. Avanti col prossimo. She's my kind of woman. I need a soul. Yeah, my kind of woman. I can't let her go. Eccoci, belli freschi alle 7:30 del mattino davanti a Pavé. Non c'è nessuno, ma noi siamo pronti per sfasciarci di brioche. Davanti al locale ti indicano di attendere perché qui normalmente, ragazzi, ora non lo vedete perché ci siamo solo io e Franci, ma normalmente c'è una lunga coda su questo marciapiede. Ecco perché siamo arrivati presto. Sì! Ci ha detto di entrare, ragazzi? Well, I'm gonna take her to the dance on Saturday night. Saturday night. New shirt, new shoes, no room for well, I'll be cooler than James Dean, and she'll be hotter than Marilyn. When there's electric in the air, you better be prepared. Ne prenderò uno di tutto. 160, nocciola, crema, pane al cioccolato, freccia al caffè, bombolone, girella, creme brulee, caramello e lime. Sono team John Lennon. Abbiamo fatto il carico? Come dite, abbiamo esagerato? Via più veloci della luce verso casa! A casa ci aspetta un bel lavoro da fare. C'è giusto qualche assaggio. D'altronde, ragazzi, la colazione è il pasto più importante della giornata. She's my kind of woman. I need a soul. Yeah, my kind of woman. I can't let her go. Era finto, era fuori servizio. Five feet of dynamite will keep me dancing through the night. You know a black cat got nothing on a lucky man. Siete pronti? Sicuramente Ruby è prontissima. Pacco numero uno. Pacco numero due. Treccia al caffè, bombolone, croissant con crema di nocciole, croissant alla di cocca, pane al cioccolato, brioche, caramelle lime, croissant alla crema, creme brulee e girella con le uvette. E in tutto questo voi direte gli ospiti quando arrivano. Nessun ospite, ragazzi, ce le schiaffiamo tutte noi. Piatto? Non puoi mangiarle, Ruby, comportati bene. Da dove si comincia? Sei pronta? Sì, anche lei tecnicamente vorrebbe. Avvicinami di più il piatto verso di me. Ancora un po' se puoi. Sto morendo. Se fossero delle pizze vorrei iniziare dalla margherita. Trattandosi di brioche inizierò dalla brioche alla crema. La cartina tornasole su cui si misurano tutti. Hai già trovato la crema? No, ma ti dico solo una cosa, alveolatura. E beh. Posso andare avanti? Sì. Bella morbida, fragrante, burrosa ma non pesante. Non lo so, qua serve un commento su questa inquadratura? No. Ok.
La crema è una bomba. Passiamo ad altri due classiconi, albicocca e crema di nocciole. Queste ve le taglio, ragazzi. Tanta roba, vero? Andiamo su qualcosa di un po' più sofisticato. Caramello e lime. Che faccio? Apro? Vediamo se riesco a fare un lavoro pulito con l'apertura. Andiamo all'assaggio. È bella tosta, questa qua. È super buona. Il caramello, come vedete, è super protagonista. Questa direi che è una brioche non per deboli di cuore. Ma no, che buona. Meno 4, ne avanzano 5. Pane o cioccolato? Questo che è un'eresia tagliarlo, ma noi lo facciamo per voi. Io sto facendo seriamente fatica a stabilire qual è la brioche che ha l'interno più bello di tutte quelle che stiamo aprendo. Penso che se dovesse cadere qualcosa per terra non ci sono grossi problemi. È turno mio, vado de bomba la crema. Io non riesco a capire perché tutte le creme le deve aprire Giano. Molto disappointed. Sembri cattivissimo. Sono cattivissimo. Pronti? Sicuri? Ma quello è un morsino. Chiudete le valigie. Vi volevo solo dire che abbiamo avuto una discussione. Giano non lo voleva il bombolone. Io lo volevo, l'ha mangiato lui alla fine. Dai che la portiamo a casa. Treccione al caffè, ragazzi. Questa qua, pucciata nel cappuccino, che ci siamo finiti da mo, sarebbe la morte sua. Tocca a me. In quanto amante della crema, la scelta è semplice. Ciao, sono Giano e sono 30 secondi che non mangio crema pasticcera. Infermiera bisturi. Franci voleva la scena della gocciolina che cade, ma la gocciolina resta lì, cristallizzata. Bastarda! Finché tutta la scheda SD non è completamente esaurita. Questa è eccezionale. È una crème brûlée allo zucchero cristallizzato in superficie che si rompe proprio come la crème brûlée, contenuta all'interno di una brioche mega friabile, anche se frana e non è che fria, quindi veramente veramente buona, raga. Ne resterà solo una. Vai, con prepotenza. Questa anche la cannella. Io adoro la cannella, ragazzi. Buono. E poi ha una gelatina agrumata sopra, leggermente acidina, che smorza la dolcezza. Quante brioche ci siamo scassati? 9. Come si fa a vincere? Bisogna dire 9. Carta, 9! Questa ridi anche se non l'hai capita. Ma no, sarà qualcosa con benigni. Brava. Per tutto questo ben di Dio più 2 cappuccini, 28,10€. Lo sappiamo che non è la colazione media che fanno 2 persone. Ah no? Generalmente non ci si scassa 12 brioche in 2? Colazione e penso anche il pranzo, per oggi siamo a posto. Se venite a Milano non potete farvi scappare questo posto. Diciamo che il video è stata una scusa palese per potergli ordinare tutto il bancone. Tutto il canale è una scusa palese. Che idea geniale. Prossimo! Ore 7:30 del mattino. Gran voglia di un maritozzo con la panna. When I first saw her, a black cat crossed my trail. Bad news and high heels made me go off the rails. But one look at her, she's oh so fine. I know I've got to make her mine. She's just my kind, can't get her off my mind. Questa mattina vi abbiamo portato in un altro posto super super mega top. Trattasi di Marla. Ovviamente il locale è ancora chiuso, ma noi ci siamo presentati in largo anticipo per evitare la coda, che qui è un must. Vediamo se ci fanno entrare. Ci stanno aprendo. Ciao, sono Lavinia. L'altra mia metà, mio marito, è Marco Battaglia. Marla nasce dalla passione, dall'amore per questo lavoro. Mar sta per Marco, la sta per Lavinia. Abbiamo un'ampia proposta di prodotti, 25 proposte di brioche. Abbiamo inserito poi i maritozzi che hanno spopolato. Io e Marco ci siamo conosciuti in un laboratorio mangiando dolci. In realtà arrivo da esperienze ben diverse e lavoravo nella moda. Ho mollato tutto, ho fatto richiesta all'Accademia Cordon Bleu a Parigi e poi ho lavorato presso Filippo Conticini. Poi sono tornata, ho fatto uno stage in Martesana. Marco ha lavorato quasi 8 anni. Lui è fedele alla tradizione italiana, infatti abbiamo unito un po' queste due anima francese. Anima francese e anima italiana. E poi abbiamo creato questo progetto. Abbiamo i papillon senza lattosio, crema di lamponi e lamponi freschi, crema di more e more fresche, girella arancia candita e cioccolato, girella cannella e cioccolato. E la veneziana alla crema, abbiamo anche la versione al cioccolato, sacco
ciabattina al farro con la confettura di lampone, il nostro pan au chocolat, la girella con mela e crema pasticcera, le brioche integrali, le vegane, il croissant con la crema al caramello salato con il nostro gianduia, farcito con la crema di ricotta e le gocce di cioccolato, con la crema di pistacchio, con cioccolato fondente oppure con la crema di zabaione, con le confetture di albicocco di lamponi, con la crema pasticcera e quella vuota. Domanda fatidica, cosa ordiniamo? Vacci piano che qua c'è tanta roba. Incominciamo col maritozzo. Io ne vorrei uno crema pasticcera e uno al cioccolato. Due? Uno classico e uno con il cioccolato. È perfetto. Croissant crema pasticcera. Al caramello, al cranberry, al cacao. La sfoglia con la mela. Una veneziana crema pasticcera. Crema alla ricotta, pan au chocolat. E dai, una girella questa. Siamo usciti. Come al solito abbiamo fatto un ordine sobrio. Sobrio. E ora solo per voi, ricordatevi, non con voi, per voi. Andiamo ad assaggiare tutto quanto. Lo sto trattando come un bambino. Andiamo. I b-roll di questo video sono offerti dalla Metropolitana di Milano. Yeah, my kind of woman, I can't let her go. Momento unboxing. Yeah! Spacchettamento. Voilà! E poi ci sono i due maritozzi, ragazzi. Incominciamo dai maritozzi. Vai, mi raccomando, in parti uguali. Sì, sì. Anche il pezzo di cioccolato. È super mega soffice. La crema pasticcera è deliziosa. Ma perché non le mai assaggiate prima? Signori e signore, il maritozzo alla panna con cioccolato. Vado? Quanto è soffice, coccoloso. Brava, è coccoloso. Cioè, tipo, la mattina ti svegli incazzato e ti spari questo. E il mondo ti sorride. Sì, ragazzi, tocca alla brioche alla crema. Perdonami, saccottino, tornerò da te tra un istante. Ah, la mia cartina tornasole delle brioche. La tagliamo a metà? O la azzanno così? Perché sono anche bravo ad azzannarla così, eh. Io sono un ragazzo semplice. Mi basta una brioche alla crema pasticcera. E volo. Morbida, fragrante, leggera. E la crema pasticcera fatta veramente a regola d'arte. Prima che me la rubi Giano, andiamo di veneziana con la crema pasticcera. No, vabbè, ragazzi. Ma quanta crema pasticcera c'è? Best veneziana ever. Buonissima. Contrattaccherò con un pan au chocolat. Coltello! Alveratura? Perfetta, non lo so perché non la sto vedendo. E beh. Anche questo qua è sfoglioso, fragrante, fragroso, sfogliante. È veramente perfetto. Il cioccolato dentro è molto buono. Ce la fai ancora, Franci? Certo, con chi credi di avere a che fare? Sono una professionista. Andiamo di cannella. Brioche alla cannella. Sofficissima, gocce di cioccolato, glassa alla cannella sopra, una bomba. Per il prossimo giro ti propongo, io vado di caramello salato, tu ricotta e gocce di cioccolato. Cosa dici? Ok. Bene, andiamo all'incisione. Che bello è, ragazzi, questo castelletto di caramello che c'è un top. Che ne dici? C'è un auto articolato di crema pasticcera qua dentro. Cin. Ding! Caramello salato spacca. E la ricotta? Pure. Buonissimi. Scusa. Madonna. No, vabbè, la ricotta vince. E il trambolo croccante sopra? Per me la ricotta e la cipolla. Chiudiamo in leggerezza con una sfoglia alle mele. A me piacciono un sacco i dolci con le mele. All'infinito. Io mangerei all'infinito questo e anche tutti quelli che abbiamo assaggiato prima. Il conto!
conto. Abbiamo pagato 24,40 euro. Però quello che conta è che un cappuccino costa 1,60 euro e una brioche mediamente un 2,20 euro. Marla è assolutamente super. Se non l'avete mai provato, provatelo. Se l'avete provato, tornateci. Quindi con lo sfondo del nostro fantastico comignolo, Franci, coprilo. Brava. Noi andiamo di corsa verso nuove fantastiche avventure. Non so come monterò questa roba, quindi nel caso in cui andassimo a una prossima bar pasticceria, diciamo prossimo, e invece nel caso in questo fosse l'ultimo, ultimo! Siamo sbronzi di zuccheri. Andiamo a fare due passi. Bene, abbiamo fatto le nostre colazioni, noto anche con piacere che nessuno si è fregato la camera, fantastico. Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Sicuramente abbiamo dimenticato tantissime location dove si fanno ottime colazioni. Scrivetecelo nei commenti. Magari arriva un episodio 2, chi lo sa. Detto questo, fate like, condividete, seguiteci su Instagram. Stasera, ore 20, ci vediamo su Twitch, come ogni domenica. Bella raga! Ciao!